sistema. Presso la Sala Pegaso, ospiti naturalmente graditi della provincia di Grosseto, che ci ha concesso il patrocinio per questo evento di oggi, in compagnia di Giovanni Fasanetta, che oltre ad essere l'autore del libro di oggi, Pazzo Nuovo, è anche uno stimatissimo, naturalmente, collega giornalista, e da questo punto di vista siamo contenti che sia qui oggi, perché naturalmente il libro fa la sua parte per quello che riguarda una questione molto importante, una tematica molto sentita, che è quella del 40° anniversario della morte di Moro. Il problema è che naturalmente la morte di Moro non si limita unicamente a quello che è l'episodio della morte di uno statista, di un leader di un partito politico che faceva la storia d'Italia, che naturalmente ha dato delle direttive importanti per quello che sono stati tantissimi governi del dopoguerra, ma stiamo parlando di un fenomeno che naturalmente travalica la storia di una singola persona. Quindi da questo punto di vista è utile naturalmente approfondire ancora oggi, a distanza di 40 anni, soprattutto a distanza di 40 anni, quello che è la tematica, ed è importante che si faccia naturalmente con chi quel tema lo ha vissuto in quegli anni da cronista, perché Giovanni l'ha seguito naturalmente essendo già cronista, sono ricordato a Torino, quindi da questo punto di vista... Non dico di rivelare mai, no? No, diciamo... lo immaginiamo. Si è capito. Però sappiamo bene che naturalmente non si ferma a quell'episodio, ma va oltre quell'episodio. A dare il benvenuto a Giovanni, oggi sono chiamate anche due associazioni che naturalmente hanno come primo intento quello di ristabilire un principio di verità e di onestà. Una è Agenda Rossa, che credo tutti quanti voi conosciate, che è un'associazione fondata da Borsellino, dal fratello di Borsellino, del giudice che fu assassinato in Sicilia ormai oltre 25 anni fa. Agenda Rossa, in questo caso qui, con Elio di Riudal, è il gruppo Peppino Impastato, che porta con sé anche il nome di un collega giornalista che tra l'altro anche lui ha vissuto sulla propria pelle quello che era il principio dell'onestà tradito da chi più gli stava vicino per certi versi. E quindi vorrei naturalmente che Elio prendesse la parola, poi naturalmente sposterò quello che è l'attenzione sull'altra associazione, che è Working Class Hero, con Daniela Castiglione, che è segretario generale di un'associazione di volontariato culturale, qualcosa di che può apparire singolare, ma in realtà non lo è, perché mi rendo conto che il volontariato viene inteso spesso per quello che riguarda un po' l'assistenza alle persone, ma in realtà il volontariato culturale, grazie a Working Class Hero, ha un po' quello che è la marcia in più, soprattutto nei confronti dei giovani che magari possono essere maggiormente sensibilizzati a queste tematiche. Io ora spengo questo, cedo il microfono per la Wagner, magari verrà un po' meglio anche a parlare. Passo la parola a Elio di Riduan per quello che riguarda l'associazione Agenda Rossa. Buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere intervenuti. Due parole, ma già anticipato Luciano. Comunque le ridico, le Agende Rosse sono un movimento voluto da Salvatore Borsellino, il fratello di Paolo, sempre alla ricerca della verità e della giustizia, intesa come legalità, perché senza legalità lo Stato si sgretola. Queste ultime parole sono proprio quelle di Ferdinando Imposimato. Le Agende Rosse, il gruppo Peppino Impastato, il movimento Working Class Hero, hanno promosso questo incontro con il giornalista e scrittore Giovanni Fasanetta. Togliamo scrittore. Allora, di Peppino Impastato, grazie a mamma Felicia e gli amici di Peppino, si è scoperta la verità della sua morte. Di Aldo Moro siamo qui ad ascoltare. Grazie. Buonasera a tutti e grazie ancora per essere qui. Da diverso tempo, come Working Class Hero, stiamo portando avanti una felice esperienza volta al coinvolgimento di giovani e di giovanissimi in progetti di giornalismo, con l'obiettivo primario di renderli maggiormente consapevoli della realtà in cui tutti noi siamo immersi. Un lavoro che, senza mai voler colpevolizzare gli strumenti digitali e l'impatto che hanno avuto i social network sulle nuove generazioni, vuole invece creare nuove sinergie per instillare la curiosità per la scoperta, il vero nucleo essenziale per poter poi avviare un viaggio verso la conoscenza.
mediante consueti laboratori organizzati annualmente con Legambiente e Festa Ambiente e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro avviati con gli studenti delle scuole superiori, in collaborazione con il CESVOT e con l'Ufficio Scolastico Regionale sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, Working Classier intende pertanto promuovere lo sviluppo fra i giovani di una coscienza critica, libera da condizionamenti e verità precostituite. In tal senso l'opera Giovanni Casanella costituisce compiutamente una lettura obbligata. Grazie ad esso infatti è possibile apprezzare il lungo ed approfondito lavoro di indagine a partire dalle fonti archivistiche e personali, arrivando infine alla consapevolezza degli ultimi sviluppi della commissione parlamentare d'inchiesta che si è conclusa proprio appena pochi mesi fa. Il Pasul Moro, analizzando senza reticenze gli interessi internazionali attraverso i documenti provenienti dalle ambasciate americane ed inglese, restituisce quindi un quadro che supera nel suo complesso lo stesso caso Moro, mettendo quindi a fuoco alcune delle pagine più scure della storia d'Italia. Spero che il dibattito interessi e che vi sveli quelli che sono i retroscena di questo caso. Grazie. Allora, io partirei subito, naturalmente, purtroppo non abbiamo la presenza in questa sala dell'assessore, della facente funzioni, assessore della cultura della provincia di Grosseto, Ciaramella, ma ci manda ovviamente i suoi saluti e quindi la ringraziamo naturalmente del fatto che ci abbia gentilmente concesso questa bella sala oggi, nonostante il tempo non sia altrettanto bello, ma possibilmente vedendo dalla cammina fuori altri saranno naturalmente portati ad avvicinarsi alla presentazione di questo pomeriggio. Partirei subito con quello che è il svolto di copertina del libro Il Pazzo Moro, perché si parlava con Giovanni, in realtà, naturalmente si accennava anche prima, questo non è un libro che parla di Moro, del diritto Moro, è un libro che cerca di fare un passaggio in più, vale a dire provare a mettere insieme i pezzi che hanno portato alla vicenda Moro e non soltanto. Nella retro di copertina noi troviamo subito che la vicenda Moro costituisce un caso internazionale per eccellenza. Io vorrei che Giovanni magari potesse cominciare proprio da questo svolto di copertina. Cosa significa caso internazionale e perché Moro? Sì, si sente? Sì, buonasera e grazie dell'invito innanzitutto. In realtà quella frase, un caso internazionale per eccellenza, non è mia, ma è di un signore che quando la pronunciò era segretario, anzi no, non ancora segretario di Stato, ma assistente per la sicurezza del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, e quel signore si chiamava Henry Kissinger. Quindi, a dispetto di tutti questi commentatori che in televisione o sui giornali ci raccontano tutti i giorni che le Brigate Rosse, che il caso Moro sono due cose proprio maturate e consumate nel cortiletto di casa nostra, invece non è proprio così. E questo oggi lo possiamo dire con assoluta certezza, perché ci sono centinaia e centinaia di documenti desegretati depositati in archivi di Stato e a disposizione di storici, ricercatori, giornalisti come me, curiosi di capire che cosa è successo. Allora, prima di... posso andare avanti o mi devo fermare? Mi dici tu quando mi fai un segno, quando mi dici mi devo fermare. Allora, prima di spiegare perché il caso Moro era un caso internazionale per eccellenza, vorrei fare una premessa, per così dire, metodologica. Questo libro si intitola Il Pazzo di Moro perché non sostiene una tesi
precostituita, anzi smonta tutte le tesi precostituite, quelle cosiddette dietrologiche o quelle cosiddette anticomplottiste, perché sono due facce della stessa medaglia, guardate. Quelli che per principio, per partito preso, dicono che è stato una entità di cui non conosciamo nome, non conosciamo fattezze, a provocare tutto, o quelli che dicono che si sa già tutto, in realtà sono interessati entrambi a non far capire che cosa è successo. Noi oggi che cosa è successo lo sappiamo benissimo, o meglio, possiamo, abbiamo gli strumenti per saperlo, a condizione che, ecco la premessa metodologica, uno, non guardiamo al caso Moro come a un episodio di cronaca nera, un sequestro di persona compiuto da una banda di pastori sardi e poi concluso malamente, come spesso tendono a fare certi giornalisti. E dall'altro lato, non considerare il caso Moro slegandolo dal delitto, slegandolo dal fatto che è stato assassinato, come tendono a fare invece certi storici, per fortuna non delle nuove generazioni, perché sono molto, ma molto più aperti e hanno imparato che la ricerca è parte fondamentale della storiografia. Se non c'è ricerca non c'è storiografia. Quindi il caso Moro è un caso che non può essere isolato né dal suo assassinio né da Moro, cioè né dal personaggio politico Moro. Quindi, allora, il primo, diciamo così, cambiamento metodologico che io ho tentato, quale risultato poi naturalmente sarete voi a giudicarlo, che ho tentato di operare, è stato quello di ricostruire il caso Moro esattamente nell'arco temporale in cui si svolge, che è molto di più di 55 giorni, è un caso che dura esattamente 14 anni, dal 1963-64, quando apre in Italia una nuova stagione politica che è quella del centro-sinistra, facendo preoccupare molte persone in molte parti del mondo. Non solo, ma inquadro la vicenda Moro non soltanto facendola coincidere con la parabola politica di Moro, cioè con il periodo in cui lui per 14-15 anni fu protagonista indiscusso della politica italiana, perché fu quasi ininterrottamente dal 1963-64 in poi, fino a 78, quando non era più presidente del Consiglio, ma era già con un piede nel Quirinale, e se ci fosse entrato con tutte e due, probabilmente avrebbe avuto anche il tempo, quei 7 anni necessari per portare a compimento il suo disegno politico. Quindi, dicevo, è stato ininterrottamente quasi o Presidente del Consiglio o Ministro degli Esteri. Ed è stato quel periodo che è coinciso, diciamo, con la fase, potrei dire, di massima ascesa dell'influenza italiana nel contesto internazionale, in modo particolare nell'area mediterranea,
disturbando interessi di nostri paesi amici alleati come la Gran Bretagna e la Francia, e anche di massima evoluzione del nostro sistema politico interno, prima attraverso il partito, il centrosinistra, l'apertura al Partito Socialista, e poi attraverso non il governo, perché il compromesso storico, versione berlingueriana o strategia delle convergenze parallele, versione morotea, non era un accordo di governo, era un'altra cosa che magari poi spieghiamo. Quindi anche in quella fase del dialogo col Partito Comunista di Enrico Berlinguer, anche diciamo in periodo di massima evoluzione della nostra politica interna, disturbando questa volta gli interessi delle due grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi ecco perché nel periodo moroteo la politica mediterranea, la politica estera italiana e la politica interna di Moro si intrecciarono strettamente e crearono seri problemi a paesi alleati e a paesi nemici, che, concludo, diciamo nemici su determinati fronti, avevano però trovato un interesse tattico convergente nell'obiettivo dell'eliminazione, quantomeno dell'eliminazione di Aldo Moro dalla scena politica italiana. Tra l'altro, in questo libro, ma anche in altri libri, tu ricordi bene che in realtà tutto non nasce con Moro e con quello che potremmo chiamare un po' l'esperienza di un Mediterraneo più con l'Italia con un ruolo più centrale. In realtà nasce tutto prima e nasce sicuramente da quello che è stato il secondo dopoguerra. Sì. Nasce nello specifico da quelli che sono stati i rapporti di forza che sono usciti nel Trattato di Parigi, nel Trattato di Pace, e anche di quello che naturalmente è stato vissuto un po' dall'Italia come un, diciamo, non essere pienamente coinvolti dopo che si era aperta una parentesi, diciamo, quasi di guerra civile, potremmo dire di guerra civile, dovuta naturalmente alla resistenza, a quello che era naturalmente anche la lotta partigiana e quant'altro. A Parigi questo riconoscimento non ci fu. Quando appena arrivato, mi hai chiesto se si potevano proiettare dei filmati. Io stavo per dirti di sì, poi stavo per dirti di sì, poi sono successe una serie di cose per cui non. Stavo per proporti di proiettare due filmati dell'Istituto Luce, che comunque potete trovare su YouTube tranquillamente. E sono il primo, l'intervento di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace a Parigi del 46-47, quella in cui quasi con le lacrime agli occhi De Gasperi dice: so che in quest'aula, nell'aula Clemenceau, solenne aula Clemenceau, tutto è contro di me tranne la vostra personale, esatto, la vostra personale cortesia. Quindi queste parole di De Gasperi davano esattamente il senso, il segno, la misura dello stato d'animo di quella classe dirigente italiana uscita da un disastro bellico. Il secondo filmato di pochi giorni dopo che volevo proporre è sempre di De Gasperi, una conferenza stampa in cui De Gasperi, allora Presidente del Consiglio, apprende con molta amarezza che anche l'Unione Sovietica aveva ratificato un trattato di pace che era umiliante, anzi dire umiliante forse è poco per l'Italia, per le condizioni che ci imponevano. E De Gasperi da quella conferenza stampa emerge
la grandezza del personaggio, la sua assoluta tranquillità, ma anche la sua assoluta determinazione. Che l'Unione Sovietica abbia ratificato questo trattato per noi umiliante, ma noi non possiamo fare altro che accettarlo, e però devono sapere che da oggi in poi l'Italia inizia un nuovo cammino. Questa è la chiave di tutto quello che è accaduto nel secondo dopoguerra, di tragico nel secondo dopoguerra. Un paese sconfitto in guerra, una classe dirigente costretta a governare un paese soggetto a delle imposizioni umilianti. A noi pretesero per esempio il risarcimento economico, mentre la Germania, che aveva provocato la guerra, abbonarono tutto. Poi ci saranno stati ovviamente dei motivi, ma dal punto di vista economico, disse De Gasperi in quell'intervento, ma voi ci mettete nella condizione di non poterci risollevare mai più, facendo, imponendoci. Ma non solo questo, c'erano altre tre condizioni. Io per questo lo devo dire, perché è un'altra chiave per capire poi Moro. E tra i tantissimi documenti che abbiamo trovato, all'aiuto preziosissimo di un bravissimo archivista, si chiama Mario José Ceredino, che è esperto in modo particolare di archivi anglosassoni, c'è un resoconto stenografico del colloquio che l'allora, non so, forse non era più premier, era stato mandato via, Winston Churchill, che siamo nel dicembre del 1945, però aveva ancora un'influenza enorme non solo sull'establishment britannico, ma anche sulla politica internazionale. E Winston Churchill, c'era stata Yalta diversi mesi prima, poche settimane prima che, o pochi giorni prima che si concludesse la guerra, c'era stata Yalta, e lì sul Mar Nero, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, le potenze virtualmente vincitrici della guerra, si erano già segretamente spartito il mondo in aree di influenza, una parte all'Unione Sovietica, l'altra parte al mondo occidentale. Ma attenzione, Winston Churchill, quando convocò il nunzio apostolico a Londra, disse: lei deve far sapere a Papa Pio XII, che lui considerava un interlocutore di rango, mentre i De Gasperi e gli altri considerava poco meno di niente, lei deve sapere che a Yalta, d'accordo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, l'Italia finirà nell'area di influenza dell'Occidente, quindi subito dopo Atlantico. Ma all'interno dell'influenza occidentale, l'Italia è stata affidata alla supervisione della Gran Bretagna. Quindi americani e francesi avevano affidato alla Gran Bretagna una sorta di diritto di supervisione sull'Italia. La ragione, naturalmente, magari dell'interesse specifico inglese sull'Italia ne parliamo un'altra volta. Però basti dire. C'è anche un altro libro che ne parla della profondità, vedremo di approfittarne. Però basti dire solo questo, insomma, che se avete una cartina geografica vedete che l'Inghilterra è un'isola del nord Europa, i suoi interessi coloniali sono sempre stati nel Mediterraneo, in Nord Africa, in Africa, nell'Africa
orientale, da nord a sud, in Medio Oriente, Estremo Oriente, e che cosa c'era tra l'isola del Nord Europa e i suoi interessi. C'era il Mediterraneo, e al centro del Mediterraneo che cosa c'era? C'era l'Italia, e quindi per l'Inghilterra il controllo, l'esercizio del controllo sull'Italia era fondamentale per, diciamo, il controllo dei suoi interessi strategici e per il mantenimento del suo status di potente, grande potenza globale e di grande impero coloniale. Allora, quindi dice, sempre USA e URSS, d'accordo, finito, la risposta a questa domanda, d'accordo, dice, hanno, d'accordo, cioè, l'Italia non potrà mai fare tre cose, attenzione, non potrà mai fare tre cose. La prima, avere un sistema politico interno pienamente democratico. Quindi dei partiti sempre al governo, dei partiti sempre all'opposizione. Io non giudico, ma magari, insomma, magari a qualcuno poteva stare anche bene così, ma qui sono fatti, non giudizi. La seconda cosa che l'Italia non potrà mai fare è avere una propria politica della sicurezza. Cioè, quindi l'Italia non potrà difendersi autonomamente. Dovrà partecipare a un sistema di, diciamo così, sicurezza internazionale, poi era quello atlantico, ma i vertici dei suoi apparati di sicurezza, quindi forze armate, intelligence, polizia, carabinieri, alta burocrazia dello Stato, non dipenderanno, come avviene in tutti i paesi democratici, dalle legittime autorità politiche interne, ma da una catena di comando esterno e, in questo caso, dalla Gran Bretagna. La terza cosa, e questa è la più importante, la terza cosa che l'Italia non potrà mai fare è avere una propria politica estera, e in modo particolare una propria politica mediterranea, e in modo particolare una propria politica energetica. Poi aggiunse, visto che c'era una sorta di post-scriptum, e dica alla Democrazia Cristiana che ci sono al suo interno alcuni esponenti della sinistra che a noi proprio non piacciono. Ecco, diciamo, finì la storia finì lì. Mi devo fermare? Sì. No, diciamo che ti do maggior rispetto per una semplice ragione, perché tu giustamente parlavi delle lacrime, potremmo dire davvero di Gasperi da questo punto di vista, per quello che era un torto subito, non dal punto di vista personale, ma come nazione, sì, soprattutto come nazione libera, che aveva naturalmente avuto la pretesa anche di liberarsi, diciamo, con le proprie forze. C'è stata la resistenza. Ma in più potremmo anche dire che in realtà già lui da quel discorso diceva in maniera molto chiara che con i fatti si sarebbe superato quello che era stato scritto, naturalmente un po' con la forza nel trattato. Da questo tu anche nel libro naturalmente ricordi che De Gasperi, ma poi per arrivare successivamente anche a Moro, ma il passaggio obbligato è parlare anche di Mattei, per quello che riguarda naturalmente la politica estera, che in realtà travalica naturalmente quello, neanche quella energetica, travalica il governo nel senso particolare. Ricordiamo l'Africa che doveva essere chiusa. Eh sì, Mattei è il passaggio assolutamente fondamentale, perché Mattei, secondo i desiderata britannici, venne mandato nel 1953 a dirigere l'AGIP per scioglierla, perché gli inglesi non volevano che l'Italia avesse un proprio ente petrolifero, un proprio ente energetico pubblico, doveva dipendere dalle compagnie petrolifere straniere. Solo che De Gasperi, appunto, che l'Italia comincerà, dovete sapere che in Italia d'ora in poi comincerà il suo cammino, riprenderà la sua strada. E De Gasperi, invece di fargli sciogliere l'AGIP,
firmò il decreto con quale, grazie al quale Mattei fondò l'ENI. E una volta che ha deciso di fondare l'ENI, visto che c'era, decise anche che doveva funzionare, ovviamente. E allora che cosa fece De Gasperi? Si inventò l'uovo di Colombo, cambiò le regole dello scambio petrolifero, quelle imposte dalle sette sorelle e quindi anche dalle compagnie britanniche, erano le cosiddette del 50-50, cioè il 50% ai paesi produttori, l'altro 50% invece alle compagnie petrolifere. Mattei invece preferì rivolgersi direttamente ai paesi produttori di petrolio senza passare attraverso l'intermediazione delle sette sorelle e quindi dei britannici, e disse: sapete che c'è? Noi vi offriamo il 75%, teniamo per noi il 25% e in più vi diamo anche tutto il know-how della nostra industria pubblica. Quello era l'altro punto di forza costruito dalla classe dirigente del dopoguerra. Vi diamo anche tutto il nostro know-how dell'industria pubblica che aveva raggiunto o stava raggiungendo posizioni di eccellenza a livello mondiale per ricostruire le vostre economie. E quindi a quei paesi che oltretutto stavano tentando di liberarsi anche dal dominio coloniale anglo-francese, convenne avere rapporti più con l'Italia che non con la Francia e la Gran Bretagna. E grazie a questa politica di Mattei, e concludo, la risposta progressivamente negli anni 53-62, la matematica non ho mai avuto quanti anni. Facciamo il giornalista posta per questo. Insomma, dal 1953, ecco, in quegli anni di presidenza di Mattei all'ENI, insomma, furono 32 le nazioni del terzo mondo che possedevano materie prime, che si liberarono dal colonialismo inglese e francese e raggiunsero, conquistarono la loro indipendenza, e l'influenza italiana era cresciuta enormemente. Se pensate che l'Italia era un paese uscito sconfitto dalla guerra, perché così ci consideravano gli inglesi a differenza degli americani. Per gli americani noi eravamo un paese co-belligerante, nel senso che avevamo dato il nostro contributo alla nostra liberazione attraverso il movimento partigiano, attraverso la resistenza. Invece per gli inglesi la resistenza era come se non fosse mai esistita, e noi eravamo un paese sconfitto, tu cur, punto e basta. E quindi, diciamo, questo paese uscito in quel modo dalla guerra aveva cominciato a conquistare, con la politica di Mattei, che era sostenuta però da De Gasperi, che era sostenuta da personaggi come Vanoni, Fanfani. Io non sono mai stato democristiano, io sono sempre stato comunista, quindi per questo tanto per dirmi, non c'è nulla da però, insomma, però comunista italiano e berlingueriano, cioè, tengo sempre a precisare questo, ma quando si raccontano i fatti bisogna farlo con estrema onestà, e quindi quella classe dirigente stava capovolgendo, diciamo, la situazione. E Mattei viene definito, qui cito ancora una volta e lo faccio testualmente, non sintetizzando, testualmente, viene definito dai documenti britannici
un pericolo mortale per gli interessi inglesi nel mondo. Una verruca, una escrescenza da rimuovere a ogni costo. Siamo nel 1962 e c'è un documento, mi pare, della primavera di quell'anno, è agghiacciante, perché gli inglesi dicono: abbiamo tentato di fermarlo in tutti i modi, non ci siamo riusciti, è arrivato il momento di passare la pratica alla nostra intelligence. Qualche mese dopo Enrico Mattei morì in un incidente aereo e oggi sappiamo che quell'incidente aereo fu provocato da un sabotaggio. Se furono direttamente i servizi segreti inglesi o molto più probabilmente la mafia siciliana, alcuni elementi della mafia siciliana, non lo so, diciamo, ma è un particolare, diciamo, a questo punto diciamo, tutto sommato irrilevante. Di sicuro a Londra, quando ebbero la notizia che Mattei era morto, brindarono. Questa storia della bassa manovalanza, tra l'altro, è un elemento che è molto ricorrente, perché alla fine naturalmente serve qualcuno che faccia il lavoro sporco, come nel caso per esempio dell'aereo che partì da Catania e che probabilmente fu manomesso in qualche modo da non consentire un atterraggio naturalmente in sicurezza, sì. Ma è ricorrente perché al di là di quelli che possono essere naturalmente gli interventi dei servizi esteri che magari si possono immaginare leggendo le carte che naturalmente oggi non sono più coperte da segreto, ma dimostrano che un interesse soprattutto di alcuni governi c'era nella politica italiana, questo elemento è ricorrente e ritorna con forza soprattutto anche con Moro. Da questo punto di vista sappiamo che fu prigioniero delle Brigate Rosse, ma cosa ancora non si è capito di quella prigionia durata 55 giorni, ma che effettivamente ha tanti lati oscuri. No, in realtà si è capito moltissimo. In realtà si è capito moltissimo. Il problema è che non lo si vuole dire. Non lo si vuole dire da parte dello Stato, e qui io non lo dico polemicamente, perché capisco le ragioni dello Stato. Se il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dicessero che l'Inghilterra, la Francia, l'Unione Sovietica, allora, gli Stati Uniti, la Cecoslovacchia, avevano tutti insieme in vario modo e a vari livelli complottato, io non ho paura di usare questa parola, i complotti, perché i complotti nella storia dell'umanità esistono sin dall'epoca dell'omicidio di Abele e anche i depistaggi, perché il primo depistaggio della storia dell'umanità fu quando Dio chiese a Caino, dice: dov'è tuo fratello Abele? E Caino risponde: non lo so, ma sono forse io il custode di mio fratello. Quindi io non ho paura di usare la parola complotto, perché i complotti sono sempre esistiti, a differenza dei ciarlatani, però, perché esistono anche i ciarlatani, i complotti bisogna provarli, bisogna cercare e trovare le prove per dire che si trattò di un complotto e bisogna faticare molto.
molto più solide e generalmente vengono anche rispettate. Vengono anche rispettate, per cui i documenti classificati periodicamente ogni 30 anni, salvo ovviamente eccezioni, vengono desecretati e depositati, come dicevo all'inizio degli archivi. Abbiamo fonti anche storiografiche, abbiamo molti giovani storici di valore che hanno fatto delle ricerche e hanno prodotto dei risultati eccellenti, e quindi, insomma, mettendo insieme tanti tasselli, noi oggi possiamo ricostruire il quadro che ci consente di capire quantomeno perché Moro è stato sequestrato, perché Moro era un problema per tanti e perché tanti volevano liberarsi di quel problema. Tra l'altro, nel libro tu accenni naturalmente anche a quello che è stato la conclusione dei lavori dell'ultima commissione d'inchiesta parlamentare sul caso Moro. Sì. I lavori sono conclusi proprio pochi mesi fa, con la chiusura naturalmente della 17esima legislatura, quindi parliamo di dicembre. Tu ringrazi anche Gero Grassi, perché da questo punto di vista il lavoro è stato un lavoro corposo, quello fatto dalla... Gero è stato un confidente insieme al senatore Fornaro, è stato un confidente molto presente. Quindi ti sarei naturalmente grato a nome di tutti se potessi un po' dare un po' le evidenze di quello che... Però, Senza passaggio di quello che fecero gli inglesi. Quello vorrei tornarci prima, magari un pochino dopo, sì, rispetto perfetto, okay, d'accordo. Anche perché vorrei legarlo un altro. Va bene. Allora seguo il tuo filo. Io devo essere molto onesto e sincero. Ho polemizzato duramente e anche pubblicamente con la Commissione Moro quando venne costituita, perché ritenevo che avendo scelto come metodo di indagine quello tipico della polizia giudiziaria, quindi della magistratura, e non quello secondo me oggi necessario, cioè della storiografia, cioè della ricerca storiografica, ero sicuro che sarebbe andata a sbattere contro un muro. E mi devo ricredere, perché pur avendo, e questa critica la mantengo, questa critica alla Commissione Moro, all'ultima Commissione Moro la mantengo, pur avendo trascurato fonti fondamentali come quelle degli archivi internazionali, in modo particolare americani e britannici, qua tutte le volte ho posto la domanda ai miei amici Gero Grassi e Fioroni, mi hanno risposto, dice, vabbè, ma non avevamo budget. Ma dico, ma scusate, se me lo dicevate andavo io, anzi non c'era nemmeno bisogno di andare a Londra, prendevo i documenti, diciamo, che con Cerevino abbiamo trovato lì in copia nell'originale, e ve li davamo, voi potevate valutare. Comunque è evidente, ed è tutto evidente, se capito tra le righe, che anche questa commissione ha dovuto subire il condizionamento della Presidenza della Repubblica, del governo, della diplomazia e probabilmente anche dei servizi del nostro paese, quindi cercate di creare meno problemi possibili. Quindi secondo me questa direttiva c'è stata. Ciò nonostante, dei risultati secondo me eccellenti questa commissione, pur lavorando in condizioni non voglio descrivere per non aumentare il tasso di polemica, pur lavorando in condizioni non semplici, ha ottenuto a mio avviso dei risultati eccellenti, cioè che io non mi aspettavo, e devo riconoscerlo pubblicamente facendo anche autocritica. Qual è, diciamo, il risultato? Due sono i
risultati, a mio avviso, più importanti raggiunti, poi semmai dopo entriamo nei dettagli, ma adesso mi limito alle questioni generali. Due, dicevo, sono i risultati più importanti raggiunti dalla Commissione. Il primo è la scoperta di una serie di presenze esterne alle Brigate Rosse lungo nei punti, negli snodi fondamentali del sequestro, a cominciare da via Fani fino a via Massimi, che è una via a pochi minuti di distanza da via Fani, sino a via Caetani, e quindi una serie di presenze esterne che lasciano pensare, non posso dire al di là di ogni ragionevole dubbio, ma ci siamo molto vicini, e spero che, siccome sono aperte delle inchieste della Procura Romana su questi punti, spero che la magistratura non faccia come alcuni suoi predecessori e decida di metterci sopra una pietra tombale, ma prosegua il lavoro della Commissione Moro. Presenze esterne che aiutarono le Brigate Rosse dal punto di vista logistico e in alcuni punti anche dal punto di vista militare. Questa è la prima scoperta per me sorprendente, che fossero state aiutate le Brigate Rosse, io non, diciamo, ne sono sempre stato convinto, anche se non mi sono mai posto il problema se erano infiltrati o no, se erano brigatisti che credevano effettivamente, è un problema secondario, è un problema del tutto secondario. Era sufficiente che lasciassero fare, era sufficiente che lasciassero fare, e oggi nessuno è riuscito a dare ancora una spiegazione logica, decente, accettabile della ragione per la quale a metà degli anni 70 vennero sciolti i nuclei antiterrorismo del generale Dalla Chiesa e quelli del questore Santillo, che avevano ottenuto per la prima volta dopo 4 anni di indagini a vuoto dei risultati eccellenti, decapitando il vertice delle Brigate Rosse. Vennero improvvisamente sciolti e si creò un vuoto di 3 anni almeno, durante i quali lo Stato sembrava nella assoluta incapacità di fronteggiare quell'ondata incredibile di violenza politica diffusa provocata da Autonomia Operaia, che fece da supporto alle azioni brigatiste alle azioni terroristiche delle Brigate Rosse fino al sequestro Moro. Poterono fare erano padroni assoluti della situazione, con lo Stato in una situazione di totale impotenza o apparente, in qualche caso anche dovuta all'inefficienza, e ovviamente c'era pure dell'inefficienza, ma io all'inefficienza credo meno, anche se c'era credo meno, io credo molto di più a lasciar fare, non solo, ma anche al gettare gocce di benzina sul fuoco, perché tra gli episodi che cito, tra le testimonianze che cito in questo libro con nome e cognome, c'è anche quello di una mia fonte, di un mio amico commissario dell'ufficio politico della questura di Torino nel 1977, il quale era una delle mie fonti. Io ero cronista di Nera all'Unità di Torino, il quale un giorno preoccupato mi chiamò
andammo in un bar dove nessuno potesse vederci e ascoltarci e mi disse: guarda, devi assolutamente riferire al partito che da Roma, alla vigilia di una manifestazione nazionale dell'autonomia, era arrivata una circolare, una incredibile circolare da parte del Ministero dell'Interno, in cui si ordinava alle questure l'arresto di massa di militanti e dirigenti dell'intera sinistra, non solo della sinistra dell'autonomia, della sinistra violenta, dell'area della lotta armata, ma persino della sinistra istituzionale, della sinistra sindacale e della sinistra politica. Dice: questa circolare ha tutto il sapore di un colpo di Stato e per fortuna in molte questure i commissari, i dirigenti si stanno rifiutando di eseguire questo ordine. Un ordine che sappiamo naturalmente da dove proveniva, un ordine che sarebbe comunque stato un atto di, diciamo, di una violazione di quello che era una tregua storica ormai, e come tu ricordi in realtà sia nei tempi naturalmente del dopoguerra c'era questo accordo di massima che doveva naturalmente consentire alla sinistra, senza scendere nella rivoluzione, di poter operare naturalmente come, da un punto di vista naturalmente della raccolta del consenso democraticamente, anche non essendo rappresentata però al governo. Questo sì, era infatti la prima parte del libro, che si intitola Il primo compromesso storico tra Togliatti e De Gasperi, e cioè quel compromesso, quell'accordo tacito, che poi insomma generò anche la Costituzione definita la più bella del mondo, ancora oggi, ed era un accordo, mi spiegò Cossiga, basato sostanzialmente su che cosa? Su due clausole. Cioè, il Partito Comunista avrebbe rinunciato a fare la rivoluzione accettando le regole della democrazia politica e dell'economia di mercato, e la Democrazia Cristiana avrebbe rinunciato a metterlo fuori legge. Quell'accordo impedì che in Italia si verificasse quello che era accaduto in Grecia, dove i comunisti continuarono, cioè dopo la guerra i comunisti pensarono che fosse arrivato il momento, sconfitti i nazisti, e fosse arrivato il momento di fare la rivoluzione comunista, e vennero massacrati, ci fu il bagno di sangue, senza che Stalin, l'Unione Sovietica, che ovviamente c'era stata Yalta con tutti gli accordi di cui abbiamo detto prima, non intervennero, lasciarono che gli inglesi facessero il lavoro che dovevano fare. Questo per fortuna grazie alla lungimiranza di due statisti come De Gasperi e Togliatti, questo fu evitato, e questo accordo consentì, diciamo, al paese di reggere nonostante tutto, nonostante anche l'attentato subito da Togliatti. Ricordiamoci, nonostante tutto, proprio, cioè, ma proprio tutto, nonostante tutto, comunque di reggere, consentì al paese di reggere per alcuni decenni. Però non è questo il punto al quale mi riferivo quando citavo quella testimonianza. Mi riferivo in realtà a una presenza. L'errore che si commette, ecco, io qui mi sono fatto molti nemici da parte soprattutto dei miei ex compagni della sinistra. Cioè, noi non dobbiamo pensare a uno Stato, a un tutt'uno che vuole il male del paese, che fa stragi, che mette bombe e che commissiona assassini politici. No, non era così. Dentro gli apparati c'erano delle dinamiche molto, ma molto complesse, e per dirla con una espressione usata dal giudice Calogero nella sua, quello dell'inchiesta 7 aprile a Padova,
sfortunatamente abortita per ragioni che andrebbero analizzate, e ci sarebbe da vergognarsi, ci sarebbe davvero da vergognarsi, ma all'interno dello Stato, come disse Calogero, c'erano, all'interno degli apparati, c'erano uomini fedeli allo Stato e c'erano dei traditori. È evidente che ordini come quelli impartiti in quella famosa circolare non provenivano dagli uomini fedeli allo Stato, ma dai traditori. Ed era una chiave di lettura che mi diede poi lo stesso Cossiga, e se io lo cito nel libro non è che dice vabbè, ma questo lo fai adesso, Cossiga è morto e non può confermarlo. No, io l'ho scritto in un altro libro quando Cossiga era ancora vivo, e cioè quando Cossiga mi raccontò che all'interno degli apparati dello Stato ci furono dei settori che si organizzarono segretamente tra loro per disubbidire agli ordini del governo nel caso in cui il governo avesse continuato a dialogare col Partito Comunista. Ricordiamo che tu... non so. Gladio è... Qui ho visto entrare adesso un mio carissimo amico, che è un giovane storico brillantissimo e bravissimo, che ha scritto, ve lo consiglio tra l'altro, un libro eccellente pubblicato da Einaudi, che si intitola Le altre Gladio. Il problema Gladio è un problema estremamente complesso che purtroppo la sinistra ha banalizzato e alla fine ha impedito di capire che cosa effettivamente era Gladio. Ma se leggete voi il libro di Giacomo Pacini lo capite, no? Quindi non mi riferivo tanto a Gladio, mi riferivo a nuclei di traditori, a nuclei di uomini all'interno delle istituzioni che non rispondevano al governo italiano, ma rispondevano al governo, ai governi di paesi stranieri. Ricordiamo queste confidenze, in realtà stiamo parlando del Presidente della Repubblica, perché tu all'epoca, naturalmente, come quirinalista, hai avuto naturalmente l'opportunità di parlare più volte col Presidente della Repubblica, che prima di avere quel compito, quell'incarico, aveva anche altre funzioni. Quindi sicuramente era una persona molto informata sui fatti. Sì e no, diciamo, sì e no. Ho avuto, non so se dire la fortuna o la sfortuna, di avere di frequentare per un lungo periodo Cossiga. In realtà lo conobbi per la prima volta, io mi ero appena trasferito da Torino a Roma, era il 1984, 84-85, il periodo era quello. Io ero reso contista parlamentare dell'Unità, lui era presidente del Senato, e c'era quella battaglia furibonda del decreto, sul decreto a scala mobile. Il Partito Comunista aveva deciso addirittura l'ostruzionismo parlamentare per bloccarlo, e Cossiga, che aveva un particolare rapporto con il Partito Comunista, che era un rapporto fatto di odio-amore, ma che forse anche il rapporto di parente, ma aveva questo rapporto con il Partito Comunista, che quindi era, probabilmente c'entrava anche la lontana parentela con Enrico Berlinguer, non lo so, ma insomma, comunque era accusato dai suoi amici democristiani di fare un po' troppo gli interessi del Partito Comunista in quella battaglia, per cui il capogruppo al Senato della Democrazia Cristiana, che si chiamava Toni Bisaglia, fece un intervento in aula, quindi non sto raccontando una cosa, è nei resoconti, negli atti parlamentari,
fece un intervento in aula in cui disse: signor Presidente, stia attento, perché ci sono cose sulla vicenda. Era un avvertimento bello e buono. Cossiga era stato ministro dell'interno all'epoca del sequestro Moro, e allora Cossiga volle conoscere, siccome fui l'unico giornalista, non ho capito perché gli altri non lo scrissero, non l'ho mai capito, ma io fui l'unico giornalista ad averlo scritto. Allora Cossiga volle conoscermi e chiese al vice capogruppo dei senatori comunisti in Toscano, di Firenze, Piero Pieralli, di incontrare, e così ci vedemmo il giorno dopo al ristorante, pranzavamo insieme al ristorante del Senato, Pieralli, Cossiga e Chiaromonte, Gerardo Chiaromonte, che allora era il capogruppo dei senatori comunisti. Fu una cosa surreale, devo dire, un po', forse dire anche un po' agghiacciante, perché Cossiga non disse una parola durante tutto il pranzo, non una parola, cioè mi fissò per tutta la durata del pranzo, cioè mettendomi, ero tra l'altro in uno stato, diciamo, e alla fine del pranzo, Chiaromonte, che un napoletano molto scafato, e disse: cioè, ti ha preso le misure, insomma, mi fece capire che era una sorta di esame al quale ero stato sottoposto da Cossiga, il quale voleva capire se che gioco stessi facendo, o se stessi facendo un qualche gioco, magari per conto del partito comunista, o comunque mi riteneva un soggetto voleva capire se ero o no un soggetto con il quale avviare una certa interlocuzione. Non saprei dire quale fu la sua impressione sul momento. Col senno di poi, cioè alla luce di tutto quello che è avvenuto negli anni successivi dei rapporti e dell'evoluzione dei miei rapporti con Cossiga, devo ritenere che gli fece forse non un'impressione negativa, cioè per cui si poteva parlare con me, si poteva parlare con me, anche perché mi avevo inquadrato, aveva visto che non avevo nessun tipo di pregiudizio ideologico, ero anche disposto all'ascolto delle ragioni degli altri, per cui si poteva parlare, e questo purtroppo fu da un altro punto di vista anche la mia sfortuna, perché Cossiga, e poi lui quando ebbe la notizia della morte di Moro, insomma, bizzò, e d'improvviso gli vennero i capelli bianchi. E poi la litigine, perché disse in modo lacerante quella storia, con un profondo senso di colpa, da un lato per non essere riuscito a impedire il sequestro dell'amico nonostante il sequestro fosse stato annunciato con largo anticipo e da più fonti, e dall'altro non essere riuscito a salvarlo durante i 55 giorni, nonostante fossero state avviate delle trattative. Per cui Cossiga, che è un personaggio shakespeariano, veramente un personaggio shakespeariano, che viveva e soffriva di insonnia e faceva radioamatore, aveva questa passione, che comunicava, aveva interlocutori in tutto il mondo, e naturalmente non si chiamava Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica Italiana, ma usava ovviamente nomi in codice, e poi quando spegneva la radio verso l'alba telefonava alle persone con le quali voleva parlare. A me, si conclude su questo, per cui a me capitava spesso di sentire il telefono squillare alle 4 o alle 5 del mattino, e dall'altra parte era Cossiga, il quale mi diceva: gente, Fasanella, noi un giorno dovremmo parlare degli inglesi. E parlava.
Ora ti passo anche il microfono, naturalmente passo la parola a Elio, però con la promessa che magari ci racconti se poi ti ha parlato dell'inglese. No, è un seguito a quello che sta dicendo adesso. Quindi Moro avrebbe potuto essere salvato, quindi qualcuno ha voluto al di sopra di tutto e di tutti la sua morte. Qualcuno? Sì. C'è una pista, c'è qualcosa, si può dire, o è ancora nel... Sì, non solo si poteva impedire il sequestro di Moro, ma Moro poteva anche essere salvato. Io ero convinto, come gran parte dei miei colleghi e dell'opinione pubblica all'epoca, che Moro fosse morto a causa di questa crudeltà, diciamo, dei comunisti e dei democristiani, che decidendo la non trattativa e questa posizione di assoluta intransigenza nei confronti delle Brigate Rosse avessero condannato a morte il prigioniero. Probabilmente tra quelli c'era anche qualche traditore che utilizzò la linea della fermezza per arrivare a quel risultato, probabilmente sì, ma in realtà poi noi oggi sappiamo che ci furono tante trattative, una per esempio è quella del Partito Socialista, del Partito Socialista, essendo anche molto amico di Claudio Signorile ed avendo parlato con lui anche a lungo di queste cose, lui mi raccontò tutte le fasi, diciamo, di quella trattativa che il Partito Socialista condusse con le Brigate Rosse attraverso i canali dell'autonomia operaia romana, Piperno, Scalzone, Comorucci e Faranda, eccetera, eccetera. Però tra le cose più interessanti della commissione Moro c'è l'audizione di Claudio Signorile. Guarda, la potete anche su internet, se digitate commissione Moro, audizione Claudio Signorile, trovate la sua testimonianza. Dice sì, dice, noi trattammo, a un certo punto pensavamo anche che avremmo potuto farcela, però poi di colpo ci rendemmo conto che le Brigate Rosse non contavano più nulla, cioè, non avevano più voce in capitolo, cioè, non erano più degli interlocutori, non potevano più discutere in grado con noi perché c'erano interessi terzi, che volevano la morte di Moro. Per cui tutti i tentativi, le trattative per salvarlo fallirono perché Moro doveva morire. Come Matteo. Ora, per tornare, e concludo questa risposta, per tornare sempre a Cossiga e alle sue confidenze, me ne fece un'altra di grandissima importanza. E lui mi disse, dandomene però la prova, cioè che uno vuol dire Cossiga, siccome soffriva, poveraccio, cioè dal dramma che aveva vissuto, soffriva di ciclotimia, per cui passava da stati di grande esaltazione a stati di depressione profonda, e quindi uno poteva dire ma magari buttava lì delle cose, qualche volta succedeva anche, così che andava preso con le pinze, e quindi non è che ogni cosa che dicesse era oro colato, però ci teneva a dirmi una cosa in particolare per farmi capire che Moro non era morto a causa dell'intransigenza dello Stato,
e mi disse: guarda, quelli che si erano organizzati per disubbidire, a parte quelli che fecero, se intervenirono, e anche in modo pesante durante i 55 giorni per sabotare, altro che, ma a parte quello, lui mi disse, dandomene la prova documentale, poi vi dico qual è, a un certo punto, quando una lettera di Cossiga indirizzata a me, che doveva rimanere segreta, e invece per ragioni assolutamente inspiegabili, ancora oggi, Moretti decise di rendere pubblica la lettera di Moro, quello in cui Moro sostanzialmente dice: sono sottoposto a un interrogatorio, io qui non so se sarò in grado o meno di resistere alle pressioni, fa capire che insomma potrebbe anche rivelare segreti sensibili. Tra l'altro Aldo Moro, guardate, non è mica Andreotti l'uomo dei servizi, quando si parla di Andreotti anche in questa mitologia del personaggio si pensa che fosse lui l'uomo che aveva in mano gli apparati, che muoveva tutte le pedine. No, Moro era molto più importante di Andreotti da questo punto di vista, perché Moro con Taviani e con Mattei aveva fondato Gladio, e Moro era riuscito a sottrarre nel 1966 il comando della Gladio italiano agli inglesi, trasferendolo nelle mani di un comando italo-americano. E Moro era riuscito anche a un certo punto ad appropriarsi del controllo dei vertici, di una parte quantomeno dei vertici dell'intelligence italiana, una parte, non l'altra, quella dei traditori. E allora mi disse, si creò una situazione di panico nella NATO, perché si pensava che Moro avesse rivelato o stesse per rivelare segreti sensibili alle Brigate Rosse, e quindi c'era la necessità di fare qualcosa. E da quel momento il governo italiano fu completamente esautorato. Cioè, i poliziotti, i carabinieri italiani facevano come quell'ammiraglio borbonico, facevano la mulina, e quelli di sotto, cioè, spostatevi sopra, voi che state di sopra, spostatevi sotto, voi che state al lato, spostatevi all'altro lato, e così via, fate un po' di movimento, eccetera. In realtà le autorità italiane non avevano nemmeno il diritto di indagare su Moro per poter trovare la prigione e per poterlo liberare, perché l'Italia era stata commissariata dalla NATO, e la gestione del caso Moro, anche dal punto di vista delle indagini, passò nelle mani della Gladio europea, il cui comando in quel momento era della Germania federale. E la prova documentale che Cossiga mi mostrò fu un documento dei servizi segreti tedeschi, che lui aveva ricevuto quando era presidente della Repubblica dai servizi segreti tedeschi, però con alcune parti segretate, e lo consegnò alla commissione stragi, allora eravamo nel 90, non so se c'era già la commissione stragi, poi ancora la commissione Moro, ma era già commissione stragi.
alla commissione stragi e alla magistratura, ma depurata delle parti coperte da segreto. Almeno diede nella sua interezza. E da quel documento risultava appunto che la Guardia europea al comando della Germania federale era intervenuta in Italia durante i 55 giorni del sequestro e gestì sul piano operativo il caso. Come naturalmente? come dipende, anche qui c'era una dinamica di interessi. C'era chi era interessato a salvare Moro e i segreti, come riteneva giustamente, secondo me, Giovanni Pellegrino, mitico presidente della commissione stragi per 7 anni, e c'era chi era interessato soltanto a salvare i segreti di Stato, e della vita di Moro non gli fregava niente. Tra l'altro spesso ricordiamo via Caetani un riferimento alle sedi dei partiti storici. È anche vero che quella è una zona che dal punto di vista della copertura dei servizi è risaputo, comunque ricopre un ruolo naturalmente centrale nel quello che è naturalmente la città di Roma. Bisogna anche naturalmente comprendere non soltanto quello che ha portato naturalmente al fallimento, alla deriva della trattativa, vale ancora oggi la pena di provare un po' a interpretare quello che è naturalmente la portata degli eventi, non soltanto a livello locale ma soprattutto a livello internazionale. Facendo quel famoso passaggio un po' indietro, riferito al discorso degli inglesi e a quello che naturalmente riguarda un po' la situazione del panorama politico e istituzionale italiano e non solo. Allora, due erano i contesti internazionali in cui maturò il caso Moro. Il primo era quello della guerra fredda, cioè lo scontro tra est e ovest e gli accordi, diciamo, tra Stati Uniti e Unione Sovietica per limitare le conseguenze di quello scontro. Il centro-sinistra fu possibile perché ed era parte degli Stati Uniti di John Kennedy, quindi in America un presidente di un colore o di un altro fa la differenza, a differenza della Gran Bretagna, dove diciamo, la continuità degli interessi è garantita dalla corona e dal circolo di interessi economico. Ricordiamo Kennedy, famiglia cattolica, naturalmente famiglia cattolica, eccetera. Quindi era stato possibile anche perché tra Kennedy e Khrushchev si era creato un clima di distensione vera. Dice, dobbiamo un po' allentare le maglie perché il mondo non può essere stretto. E Brezhnev, c'era una situazione molto diversa. L'America era in una crisi profonda di leadership nel mondo occidentale, che era stata travolta dalla guerra del Vietnam, la sua gestione disastrosa, più una serie di scandali dei suoi servizi segreti, scandali interni, il Watergate che portò all'impeachment di Richard Nixon, il colpo di Stato in Cile, lo scandalo dei finanziamenti della CIA alle organizzazioni di estrema destra italiana che contro la politica europea avevano organizzato o comunque fornito il supporto logistico e organizzativo alle stragi da Piazza Fontana. Poi. Quindi, diciamo, l'America, la leadership americana era in crisi e l'America aveva bisogno di riprendere il controllo all'interno dell'alleanza atlantica e quindi il suo obiettivo era quello di interrompere la politica del centro-sinistra che stava in quegli anni scivolando pericolosamente addirittura verso il dialogo col Partito Comunista e di rip-
riportare, ristabilizzare la situazione politica italiana al centro. L'Unione Sovietica aveva un problema analogo nel suo campo, perché i regimi dell'Est erano attraversati da fermenti profondi, da istanze di rinnovamento che coinvolgevano larghissima parte, non solo della società, delle società di quei paesi, ma anche dei partiti comunisti di quei paesi. Ricordate la primavera di Praga, c'era stato il 68 con la sanguinosa normalizzazione avvenuta attraverso l'intervento delle truppe del patto di Varsavia. Quindi l'Unione Sovietica aveva lo stesso problema degli Stati Uniti, cioè quello di rinsaldare la propria leadership nel campo comunista messa in discussione dai fermenti, tra virgolette, liberali. Quindi c'era un interesse americano e sovietico, diciamo, a stringere di nuovo le maglie che Kennedy e Khrushchev avevano dato. Questo era, diciamo, il quadro internazionale dell'Est. Poi però c'era un altro quadro, ed era quello di cui avevamo cominciato a parlare prima con Matteo, con Mattei, della guerra mediterranea, perché di questa guerra, mentre c'era la guerra fredda, si sono dette tante cose, si sono anche scritte tante cose. Lo scenario della guerra mediterraneo, proprio perché era il più imbarazzante, perché coinvolgeva paesi, amici e alleati, è stato a lungo coperto dal segreto e da questo alone di invisibilità. E in quegli anni l'Italia, insomma, la flotta militare americana, guardate, era stata disarmata subito dopo la guerra, questa era una delle clausole, le condizioni del trattato di pace, cioè l'Italia non poteva avere una propria, la marina militare. E beh, negli anni invece, metà anni 70, la flotta militare italiana era più forte, era diventata più forte di quella francese e inglese messe insieme. L'Inghilterra era stata cacciata dall'Egitto, dalle rivoluzioni nazionaliste dei militari laici, contro i quali gli inglesi si inventò il fenomeno della fratellanza musulmana. La fratellanza musulmana fu un'invenzione inglese già a partire dagli anni 20 contro i fermenti nazionalisti e laici nel mondo arabo. Quindi l'Inghilterra era stata cacciata dall'Egitto, era stato nazionalizzato il canale di Suez. L'Inghilterra, nonostante il colpo di Stato che depose Mossadegh in Iran, in Persia, aveva via via perso anche influenza in quel paese. All'epoca di Moro addirittura stava perdendo anche l'Iraq, poi aveva perso Malta aveva raggiunto la sua indipendenza grazie agli aiuti del governo italiano, e aveva perso anche la Libia a causa o grazie, a seconda dei punti di vista, di un colpo di Stato che depose la monarchia filo-britannica e portò al potere un giovane colonnello nazionalista laico. Poi degenerò, ovviamente, perché i regimi degenerano sempre, ovviamente, ma all'epoca era un progressista, non c'è niente da fare, era un nazionalista che voleva riappropriarsi delle risorse del proprio paese e cacciò gli inglesi, le basi inglesi americane dalla Libia, e espropriò le compagnie petrolifere britanniche e avviò, diciamo, una politica di relazioni, formidabile di relazioni
commerciali ed economiche con l'Italia, grazie alla quale l'Italia poi tra l'altro è potuta crescere. Quindi la Gran Bretagna all'epoca di Moro era tornata ad essere quella che era già secoli e secoli prima, un'isola, un'influente isola del nord Europa. E allora concludo questa risposta citando documenti che riportiamo sia in uno dei libri precedenti scritto con Celedino, che ho citato prima, che è un collaboratore assolutamente prezioso perché è esperto di questi archivi anglo-americani, e a metà degli anni 70, cioè nei primi sei mesi del 1976, la Gran Bretagna progettò un vero e proprio tentativo di colpo di Stato militare classico in Italia per bloccare la politica di Aldo Moro. Cioè, in tutti i dettagli, nei documenti che ci sono a Londra, questo tentativo è descritto nei dettagli, cioè non è che stiamo parlando di cose. Sergio Romano, quando uscì la notizia, disse: vabbè, ma si trattava di simulazioni. Sarà lo Stato quello delle simulazioni, ma un paese amico che progetta un colpo di Stato per condizionare la politica interna dell'altro paese, beh, insomma, anche se fosse una simulazione, sarebbe una cosa francamente inaccettabile. Ma non erano simulazioni, perché di quei progetti discutevano in quel direttorio politico segreto istituito su iniziativa di proprio di Kissinger nella prima metà degli anni 70 per monitorare la situazione italiana, che era appunto definita un'emergenza internazionale, e in quelle riunioni si valutavano tutti gli scenari. È vero che si facevano degli scenari e poi si ipotizzavano anche le risposte da dare, da graduare a seconda degli scenari, e tra le risposte da dare ce n'erano tantissime. Anche risposte che il primo, mi pare, il premier britannico definisce che risposte che potrebbero essere ripugnanti anche per noi. Quindi pensate un po' di che cosa discutevano. Si discusse, per esempio, anche della eventualità di fondare un nuovo movimento, un nuovo partito politico. Solo a 5 Stelle? No, adesso non voglio fare nessuna speculazione, nessun parallelo col presente, ma si valutò anche questa ipotesi, solo che venne scartata perché dice: ci vuole troppo tempo, ci alcune decine d'anni. Cioè, forse. E allora il colpo di Stato venne sottoposto ai quattro del direttorio. Ricordiamo, siamo nel 76, siamo nei primi sei mesi del 76, alla Gran Bretagna lo sottopose, alla Francia, agli Stati Uniti e alla Germania federale. La Francia di Giscard d'Estaing accettò subito e con grande entusiasmo, mentre c'erano delle perplessità da parte di americani e tedeschi. I tedeschi dicevano: vabbè, ma noi siamo appena usciti dall'Italia, abbiamo avuto un'esperienza un po' così, cioè tornarci per noi sarebbe... noi non possiamo riprendere le politiche interventiste nei confronti dell'Italia, visti i precedenti. Gli Stati Uniti erano perplessi a loro volta perché dicevano: insomma, in Italia c'è una sinistra molto forte, una sinistra molto radicata, non sono quattro gatti, hanno
ha un consenso popolare enorme, ci sarebbe la reazione porterebbe al bagno di sangue, e il bagno di sangue, è ammesso pure che il colpo di Stato riuscisse attraverso il bagno di sangue, no? come era accaduto a Giacarta, 1 milione di morti in una notte, 1 milione, avesse ottenuto il suo risultato, cioè i contraccolpi negativi per il mondo delle democrazie occidentali sarebbero tremendi, no? Allora di fronte, e ho concluso, di fronte alle perplessità americane e tedesche, gli inglesi avevano preparato il piano B, cioè una commissione segreta formata da 5 membri, da 15 persone che erano alcune membri del Foreign Office, il Ministero degli Esteri e gli altri del Ministero della Difesa britannico, ed erano coordinate da un signore che si chiamava Alan Campbell. Ricordatevelo, Alan Campbell, perché poi alla fine di questa risposta tornerà e vedrete poi in che modo. E allora il piano B, diceva, questo piano B noi non abbiamo trovato i dettagli, perché il documento che lo descrive è ancora oggi coperto dal segreto, però abbiamo trovato il titolo. E vedete che il titolo fa venire la pelle d'oca, perché questo, io lo cito proprio tra virgolette, è impossibile un colpo di Stato militare classico per bloccare la politica di Aldo Moro in Italia, appoggio a una diversa azione sovversiva. In quali forme? Io non lo so, ma eravamo nel giugno del 1976, e proprio a partire dal giugno del 1976 e per 3 anni in Italia si scatenò il finimondo fino a toccare il punto, l'apice con il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. E pochissime settimane dopo, nel giugno del 1978, ecco, questo è un altro dei documenti nuovi rispetto a quelli pubblicati nel libro precedente, Il Golpe Inglese, e l'altro ancora Colonia Italia, c'è un documento che veramente lascia senza parole, perché è il resoconto di un colloquio tra quel signore di cui vi ho detto prima, Alan Campbell, mandato a dirigere l'ambasciata inglese a Roma subito dopo l'approvazione del piano B, e quindi durante tutta la fase dell'operazione Moro, un colloquio tra il signor Alan Campbell e uno dei... Adesso siamo sintonizzati, finiremo credo sulle cose, quindi adesso devo proprio stare molto attento alle parole che uso, e quindi devo rimanere solidamente ancorato ai documenti, e a un alto diplomatico italiano che si chiamava Francesco Malfatti di Montepretto, che era, pensate un po', segretario generale della Farnesina, segretario generale del nostro Ministero degli Esteri, avvicinato dagli inglesi, ecco, questo lo posso dire perché nel documento inglese c'è, avvicinato dagli inglesi e divenuto intimo amico, anche questo lo posso dire, degli inglesi, già nel 65, quando era un funzionario dell'ambasciata italiana a Parigi. Ebbene, in questo colloquio, vi lo devo citare e concludo proprio così come scritto, mi aiuta a trovare il capitolo dell'ultima parte del libro, se guardi nel sommario, e in... Eccolo qua. E in questo colloquio riservato, Francesco Malfatti di Montepretto dice:
due punti, aperte le virgolette, la scomparsa di Moro ha prodotto un effetto salutare sulla scena politica italiana. Siamo nel giugno del 1978. Io naturalmente credo che questa sia la giusta conclusione a quello che è l'intervento oggi di Giovanni. Ci sarebbero tantissime altre domande da parte, da porti. Ovviamente questo libro esiste anche per avere delle risposte, diciamo, in maniera indiretta da parte tua. Mi piacerebbe, visto che siamo ormai nei minuti conclusivi, perché poi reclamo naturalmente la sala per poterla chiudere, perché giustamente siamo ormai alla fine del... Non so se sono stato così lungo, ma... Credo che nessuno dei presenti sia assolutamente, naturalmente, contrariato al fatto che tu sia stato molto preciso. Vorrei magari dare l'opportunità a chi è in sala di fare due, tre domande al massimo, naturalmente, in modo tale da consentire una risposta adeguata. Adeguata ma sintetica. Dopodiché, naturalmente, congederemo naturalmente Giovanni. Una. Chi altri vorrebbe intervenire? Salve. Ascoltandola e leggendo anche il libro mi è venuta in mente una sorta di riflessione. Parto da un aneddoto che forse sembra all'inizio che non c'entri nulla, ma secondo me c'entra. Nel 2011 uscì un'intervista di Agnese Borsellino su Cossiga, lei ha citato Cossiga, e poche settimane prima della morte lei disse: Cossiga mi telefonò e disse Via D'Amelio fu un colpo di Stato, un delitto di Stato. Allora, parlando, è vero che un colpo di Stato, riflettendo, è vero, nel 92 era un altro quadro, non c'erano più i blocchi, sinistra e i rossi e no. Lei ha citato nel libro vari componenti di traditori all'interno dello Stato. Secondo lei, da studioso, da esperto, da giornalista, c'è una sorta di parallelismo con quello che è accaduto anche nel 92? Tu dicevi la prossima volta iniziamo alle 2:30, forse dovremmo iniziare una settimana prima. Sì che c'è un... Io sono convinto, qui io sono in... posso parlare con franchezza, qui io sono un po' in polemica col movimento delle agende rosse, che tende a leggere tutta quella vicenda esclusivamente all'interno dello Stato, escludendo, diciamo, il contesto internazionale. In realtà quella vicenda, vedete, c'è nel trattato di pace del 1946-47, c'è un articolo, lo potete trovare anche su internet, ed è l'articolo 16, definito anche articolo aggiuntivo, perché è aggiunto all'ultimo documento appena, in cui adesso lo cito a memoria, ma lo trovate su internet, in cui si dice che le autorità italiane si impegnano a garantire l'impunità a tutti i cittadini, quindi tutti i cittadini, anche i privati cittadini, che hanno aiutato la causa alleata dal 1940 fino all'entrata in vigore del seguente trattato di pace. E allegato, questo è un documento ancora segreto, io spero che prima o poi venga declassificato, c'era l'elenco dei nomi. A cui i governi italiani non avrebbero dovuto torcere un capello. E siccome si parlava di cittadini che avevano aiutato la causa alleata da 40 in poi, e io, diciamo, usando la logica, arriverei a questa conclusione, che quell'elenco era pieno di spie, di ex spie fasciste, di ex agenti, di uomini gerarchi della Repubblica
di Salò, a cominciare da Borghese. Su Borghese c'è proprio la prova documentale che venne poi reclutata dai servizi anglo-americani. Cenni operato in una situazione praticamente di impunità, salvo alcuni, diciamo, malavitosi proprio conclamati. L'alta mafia, quella cioè dei colletti bianchi, quella cioè al confine tra la mafia criminale organizzata e la mafia economica del potere economico, quella non è stata mai toccata, e quella mafia lì si è sentita minacciata quando i referenti, diciamo, politici dopo la caduta della Prima Repubblica sparirono. Cito un'altra testimonianza riportata in un libro dell'ambasciatore americano Reginald Bartholomew, il quale mi disse in un'intervista che gli avevo fatto per un libro, poi dopo aver letto il testo, disse: no, ma io prima la devo mandare al Dipartimento di Stato, alla Casa Bianca, per avere l'approvazione. E dopo qualche giorno mi chiamò e disse: no, non si può fare, perché alla Casa Bianca ha detto: ma lei è pazzo. E che cosa diceva Reginald Bartholomew in quell'intervista? Diceva che lui era ambasciatore alla NATO nel 1992, degli Stati Uniti alla NATO a Bruxelles, ed era stato destinato a un'altra sede, non stavo per dire Gerusalemme, allora, no? Cioè, Tel Aviv, Israele. Era già su un aereo, che aveva già consegnato le sue credenziali al governo israeliano, ed era già sull'aereo quando venne raggiunto da una telefonata. In Italia esplodevano bombe da tutte le parti, venne raggiunto da una telefonata del presidente Bill Clinton, il quale disse: lei deve cambiare destinazione, non va più in Israele, va in Italia. E lui, sorpreso, dice: ma perché in Italia? Perché io? Dice: perché in Italia, data la situazione che si è creata, abbiamo bisogno di un professionista come lei, di un diplomatico di carriera come lei. E allora gli chiese: scusi, dice, ma qual è il suo curriculum? Allora lui mi elencò tutti i teatri delle operazioni in cui era stato protagonista di delicate trattative, il Libano della guerra civile, l'Iran all'epoca degli ostaggi sequestrati dell'ambasciata americana, nelle guerre civili nell'ex Jugoslavia, nella Cina all'epoca di Piazza Tiananmen, era in tutte le situazioni più esplosive, lui era passato di lì. E venne in Italia, allora io gli chiese: venne in Italia per fare che cosa? E come per fare che cosa? Venne in Italia per stabilizzare la situazione. Allora, nel passare il microfono per l'ultima domanda, ricordo ovviamente a tutti che qui è disponibile anche il libro di Giovanni, dopodiché naturalmente... E io non mi offendo, se volete, da questo punto di vista, Giovanni è anche disponibile a mettere una piccola dedica, quindi approfittatene perché il libro naturalmente è presente. Allora, la domanda è questa, mi chiedo come mai un professionista di formazione come Mieli si trovi così d'accordo con le tesi sostenute da uno come Morucci, che non solo brigatista, è quello che ufficialmente firma il memoriale che contiene una serie di balle cosmiche sulla detenzione di Moro durante il 55 giorni. Chiudo perché siamo in chiusura. Non mi faccio litigare con Mieli. Non voglio parlare delle persone, a me interessa, cioè, parlare di un sistema, e l'ho detto all'inizio: finché è lo Stato a negare determinate verità, lo posso anche capire, perché un atteggiamento di questo genere può essere imposto da una ragione di Stato, cioè da un interesse superiore. Ma se un intellettuale
non sto parlando di Lievi, parlo in generale, ma se è un intellettuale, uno storico, un giornalista, un opinionista, che dice che sappiamo praticamente tutto, non c'è nient'altro da sapere, ecco, cito Lievi soltanto con nome e cognome, soltanto per dire che qualche anno fa scrisse che vabbè sappiamo tutto, sei, il 90% è noto, e quel 10% che non conosciamo, se lo scoprissimo non cambierebbe sostanzialmente il quadro della situazione. E beh, adesso alla luce delle conoscenze che invece abbiamo, non da dietrologi cialdroni, ma da fonti aperte, sappiamo che il rapporto è rovesciato, cioè che è il 10% che sapevamo e rimaneva da scoprire l'altro 90%. Perché Lievi era su quella posizione io non lo so, francamente. Non lo so che cosa lo muova. Voglio ritenere che sia mosso da un altissimo, diciamo così, interesse di tipo intellettuale, ma se penso a una cosa del genere mi viene da sghignazzare. Ovviamente ringraziamo Giovanni Casanella per essere stato qui con noi oggi. Da questo punto di vista potremo continuare a leggere quello che naturalmente è il pensiero sui 40 anni la prossima volta. E naturalmente ringraziamo a nome della Gente Rossa e di Working Class Hero tutti quanti voi oggi che siete stati presenti fino all'ultimo e avete condiviso questo buon bel pomeriggio insieme. Alla prossima, grazie mille.